Vediamo nello specifico il funzionamento di un test interattivo. Il test si apre su una pagina di introduzione che spiega brevemente le modalità di fruizione del test e le tipologie di esercizio che si possono trovare al suo interno. Cliccando sul pulsante Inizia il test in basso a destra, si ha accesso al primo esercizio della batteria. La tipologia di esercizio a trascinamento prevede che l'utente trascini con il mouse le parole corrette negli spazi bianchi, al fine di completare delle frasi o dare il nome corretto alle parti di un'immagine. La tipologia di esercizio domanda scelta multipla e vero-falso prevedono invece che a un'affermazione o a una domanda data si scelga una sola tra le opzioni fornite. Nell'esercizio di completamento, l'utente deve completare un testo scegliendo l'opzione corretta da un menu a tendina. Dopo aver completato tutto il testo, si potrà passare all'esercizio successivo. Un'altra tipologia di esercizio prevede che l'utente individui un intruso fra un gruppo di parole e lo trascini nel cestino. Al termine della batteria di esercizi si accede a una pagina di riepilogo in cui il sistema mostra il numero degli esercizi correttamente svolti sul totale. Per eseguire nuovamente quelli sbagliati, si deve cliccare sul pulsante Rivedi. La spunta verde collocata in alto a destra ci dice che l'esercizio è stato eseguito correttamente. Si prosegue quindi cliccando su Continua. La spunta rossa collocata in alto a destra ci dice che l'esercizio non è stato eseguito correttamente. Cliccando sul pulsante Riprova si ha la possibilità di eseguire nuovamente l'esercizio. Se anche al secondo tentativo non si individua la risposta corretta, è possibile passare all'esercizio successivo cliccando su Continua.